Benissimo, siamo nella pagina del Quick Fit, abbiamo praticamente il fitting basato sulla formula di STAT, che è la formula con la quale abbiamo messo come, la formula che abbiamo utilizzato come formula predefinita. A questo punto possiamo accendere gli apparecchi e ovviamente avremo il nostro cliente che incomincia a sentire con l'amplificazione che abbiamo a lui riservato. Abbiamo una pagina definita Quick Fit dove abbiamo in maniera veloce la possibilità di regolare frequenze gravi, guadagno generale, frequenze acute, uscita massima, gestione e occlusione e una regolazione generale grossolana, non interviene sui rapporti di compressione, ma è sufficiente per aumentare o abbassare un pochino il volume. Se vogliamo andare invece a fare una regolazione fine, basta aprire la tendina e vedete come ci si apre un mondo. Abbiamo la possibilità di regolare i suoni forti, i suoni moderati, i suoni lievi, l'uscita massima, così definita come MPO. Abbiamo una visualizzazione, come fosse una tabella e abbiamo la possibilità, dato che l'apparecchio è un 24 canali, di aprire tutti e quattro i 24 canali per andare a lavorare di fino sulla singola frequenza. Vedete che qua i numerini incominciano a vedersi meno bene, proprio per questa ragione è stato impostato una, cioè è stata fatta un'impostazione che può allargare a tutto schermo la regolazione che stiamo facendo. Se occorre fare una regolazione su un livello di intensità, seleziono il livello di intensità e decido quale frequenze utilizzare, posso aumentarle o diminuirle. Vedete, sul grafico appare un'area grigia che è l'area di, diciamo così, pertinente a una regolazione che non va ad alterare il livello di ascolto su, in questo caso sui livelli moderati. Se voglio fare una regolazione invece generalizzata su tutte le frequenze, basta che prendo tutte queste stesse frequenze e automaticamente lui mi cambierà senza variare il rapporto di compressione le frequenze selezionate. Cosa diversa invece per l'MPO che invece è a sé stante e quindi non è mai, diciamo, in relazione a quella che è la VDRC, qua posso decidere su quale frequenze e con lo stesso criterio vedere qual è il margine operativo con la quale posso lavorare. La cosa molto importante, una volta impostato l'MPO, quindi il fastidio soggettivo del nostro cliente non è più in discussione, potrebbe essere interessante, anziché stare sulla visualizzazione delle uscite, stare sulla visualizzazione del rapporto di compressione. Sì, perché vedete che c'è un rapporto di compressione tra i suoni moderati e i suoni forti, e in questo caso abbiamo la linearità o comunque un rapporto di compressione non troppo elevato per tutte le frequenze, e abbiamo un rapporto di compressione che invece gestisce i suoni tra i lievi e i moderati. E anche qua vedete che Istat non offre un rapporto di compressione molto elevato. Sappiamo tutti che la compressione è un male necessario, meno la usiamo, più lasciamo una voce intellegibile, cosa che invece troppa compressione rischia di renderla poco intellegibile. Di parere diverso è ad esempio un'altra formula applicativa che, se andiamo a selezionarla, ad esempio un'ALN2 molto in voga anche in questo momento, vedrete come oltre a cambiare le curve di risposta cambiano anche tutte quelle che sono i parametri del rapporto di compressione, e qua il rapporto di compressione molte volte è fuori da quello che secondo i criteri generali ben studiati rispondono a quello che è un criterio di compressione ben sopportata. Si dice che una compressione superiore al 2,1 incominci a rendere la voce meno intellegibile. Sicuramente l'apparecchio è più confortevole, ma le persone che acquistano l'apparecchio vogliono capire e non solo sentire. Esiste infine una seconda impostazione di regolazione che è quella per cursori. Cosa significa? Perché è qua? Chi applica le regolazioni utilizzando le prove in vivo normalmente sa che, ad esempio, attraverso un orecchio elettronico sta sfruttando un ingresso di 65 decibel, quindi seleziona la curva inerente ai 65 decibel, che è praticamente la curva questa qua, quella verde, quella centrale, e andando a misurare in vivo, qualunque sia la formula applicativa che sta utilizzando, non ha importanza, andando a misurare in vivo l'uscita che si ha dall'apparecchio,
per questa curva qua, automaticamente vado a correggere quelli che possono essere i picchi e le valli, le varie armoniche, le varie risonanze che si creano nell'orecchio, utilizzando di fino il cursore che mi fa addirittura vedere qual è il guadagno margine che ho sia da un lato, sia in crescita che in decremento. Abbiamo come sempre l'MPO può essere regolato con lo stesso criterio, e quando abbiamo bisogno di un extra, diciamo così, un extra boost, perché abbiamo davanti uno di quei clienti che vuole sentire forte a discapito anche della pulizia del suono, abbiamo l'impostazione MPO Boost che ci dà un incremento dell'MPO che permette l'ingresso di quella saturazione che sporca un po' il segnale e che a alcuni clienti abituati a sentire tutto è molto forte, può fare piacere. Utilizzarlo con cautela perché ovviamente va a rovinare quella che è la qualità del segnale.